Parte oggi il servizio della protezione civile comunale che come sempre risponde presente ogni volta che l'amministrazione chiede il proprio contributo. È un servizio di vigilanza e di sorveglianza all'interno del parco per avere ancora più strumenti per contrastare le brutte frequentazioni. Ovviamente c'è un coordinamento importante da parte della prefettura che coinvolge tutte le forze dell'ordine, dalla polizia locale ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza, con l'utilizzo di truppe cinofile anche, quindi più cose ci sono e meglio è, insomma, per far vivere questo parco. Ci saranno anche altri interventi rispetto alla pulizia del sottobosco che l'assessore Mila Della Dora concorderà anche assieme alle associazioni ambientaliste per capire come comportarci, ovviamente guidati dalla supervisione delle forze dell'ordine. Quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la Protezione Civile che in ogni situazione riesce a dare sempre un grande contributo. Si sta lavorando anche sul sistema di videosorveglianza, lo sta seguendo l'assessore Sara Mengucci. La videosorveglianza ovviamente è uno strumento importante che si può sviluppare agli ingressi del parco. Ovviamente è più difficile all'interno della zona a ridosso di via Solferino, quanto la boscaglia non ti permette, insomma, di avere quella visuale, ti permette appunto di contrastare le cattive frequentazioni, però assieme, ripeto, a tutte le forze dell'ordine, coordinate alla prefettura, cerchiamo di mettere in campo tutte le risorse possibili per far sì che questo, che è uno, forse il posto più bello della città, sia vissuto e vivibile. Noi da oggi diamo una mano alle forze dell'ordine a tenere sotto controllo, diciamo, il Parco Miralfiore. Ecco, questo è quello che facciamo noi. Noi giriamo 2-3 volte a settimana e oggi è il primo giorno che facciamo questo servizio. Ne vengono impiegate 3 a turno e ovviamente a turni che ci alterniamo e per 3 volte a settimana e minimo andiamo avanti fino a fine dell'anno, ma se non continuiamo anche dopo, perché stanno facendo i lavori di recinzione del parco. Fino a quando non sono finiti i lavori cerchiamo di intensificare, perché la gente entra da tutte le parti, a parte gli ingressi principali, ma ci sono anche le recinzioni rotte, entrano da lì. Allora magari un giorno vengono i carabinieri, un giorno la polizia, un giorno noi, e così il parco, diciamo, che è sempre presidiato. In caso di cose strane oppure se vediamo qualcosa di anomalo, noi siamo in collegamento via radio o anche telefonicamente con i carabinieri e i vigili urbani, chiamiamo loro, perché sono loro che hanno la competenza per, insomma, chiedere i documenti, fermare la gente. Abbiamo visto che è stato un periodo senza controllo e la delinquenza qui all'interno del parco è aumentata. Adesso che ci stiamo un pochino organizzando, vediamo che, insomma, c'è molta meno gente, insomma, alcuni sono andati via. Speriamo di riuscire a mandarli via tutti, forse non ci riusciamo, però comunque stiamo lavorando in quella direzione.